Il Veneto è sempre più legato a cose già avvenute per quanto riguarda le candidature UNESCO andate a buon fine, patrimonio dell'umanità, e progetti invece in via di definizione, insomma, scommesse sul proprio territorio. Non mancano ovviamente le bellezze e tutto questo, il giocare con la possibilità di diventare un sito UNESCO come per il Monte Grappa, ovvero un sito di natura e di particolarità uniche, il ventesimo in Italia, beh, questo è il tentativo che viene fatto con l'appoggio anche della Regione. I benefici sono molti. Noi ci troviamo con un monte, Monte Sacro, che è il Monte Grappa, che sia da un punto di vista storico ma anche da un punto di vista naturalistico è unico nel suo genere. Proprio per questo abbiamo deciso di sostenere come Regione del Veneto il progetto che è stato portato avanti da 25 amministrazioni del territorio di Vicenza, Treviso e Belluno, proprio per candidare questo nostro monte a Biosfera UNESCO. Un progetto ambizioso che punta a sviluppare questo nostro territorio da un punto di vista sostenibile, con la tutela ovviamente della flora e della fauna oggi presente sul Monte Grappa, che rappresenta proprio un qualcosa di unico a livello nazionale. Ricordiamoci che i siti tutelati sono circa 700 in tutto il mondo, 19 a livello nazionale, e il Monte Grappa potrebbe essere il ventesimo sito tutelato da un punto di vista naturalistico. Quindi un investimento importante che sicuramente permetterebbe di preservare il Monte Grappa così com'è, quindi un posto ancora che da un punto di vista naturalistico è ben tutelato e con molte ovviamente anche specificità, e quindi su questa strada lavoreremo nei prossimi mesi. Questo è il prossimo tavolo su cui scommettere, ma c'è una scommessa vinta importante che è quella delle colline del Prosecco e oggi a questo proposito c'è stata una firma che possiamo definire storica per il territorio. Con la firma del governatore Zaia all'avventura UNESCO delle colline del Prosecco entra nella fase operativa una tappa storica per la marca suggellata all'Istituto Cerletti di Conegliano. Ecco quindi l'atto costitutivo dell'associazione che si occuperà della gestione del patrimonio dell'umanità. Il primo sito vinicolo al mondo ad avere questo tipo di riconoscimento, un primato che si intende far valere a livello internazionale. Noi qui abbiamo un sito, è un sito che è nella top class, come si dice, dei siti UNESCO mondiali, che è nel club dei grandi, come le piramidi d'Egitto, come le cascate del Niagara, il Grand Canyon e molti altri grandi monumenti, per cui figuratevi se possiamo non sentire questa responsabilità. A firmare l'atto costitutivo con la Regione anche i soci fondatori, con Mario Pozza per la Camera di Commercio, Innocente Nardi del Consorzio di Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Stefano Marcon e Stefano Soldan per provincia e Intesa Programmatica d'Area. Ognuno ha espresso i propri rappresentanti nel nuovo Consiglio d'amministrazione che sarà presieduto da Marina Montedoro, classe 1976, e un curriculum manageriale in campo agricolo. A volerla lo stesso Zaia, per il quale serve subito entrare nel vivo del piano di gestione con un punto fermo. Noi abbiamo voluto con UNESCO dire che non vogliamo la realizzazione di nessun albergo, questo è l'impegno, tant'è vero che stiamo modificando e abbiamo modificato norme regionali. L'idea sarà quella di una ospitalità diffusa, valorizzando tutti i casolari e i piccoli edifici che abbiamo. Questa è la vera sfida che permetterà comunque di avere un turista che non sarà un turista di massa, ma un turista molto attento, perché sarà un turista informato quando verrà qui. Un turismo sostenibile attorno al quale c'è già interesse. Queste colline sono già la destinazione che cresce di più in Veneto, un Veneto che ha come prima industria il turismo con 18 miliardi di fatturato, si passerà dalle quasi 200.000 presenze a 1 milione di presenze turistiche. 1 milione di presenze, questo è l'obiettivo che sembra alla portata dell'avventura UNESCO. Prima dobbiamo attrezzarci come territorio per accogliere i turisti, creare un turismo di qualità e poi pian piano crescere nei numeri. Nikolaevka è un nome che fa venire i brividi agli alpini, comunque agli italiani che conoscono la storia della Seconda Guerra Mondiale, il momento in cui per disperazione si riesce a spezzare l'accerchiamento e quei pochi che ci riescono a sfuggire durante la ritirata di Russia, tornare a casa, tornare a Baita. Gli alpini di Bassano sono giunti proprio in Russia nel loro peregrinare dal Don appunto a Nikolaevka e qui li vediamo mentre recitano in quei luoghi la preghiera dell'alpino 77 anni dopo.
è iniziata l'avventura russa degli alpini di Bassano, che assieme ad altre penne nere bresciane e bergamasche stanno ripercorrendo la ritirata dell'armata italiana del 1943. Ecco la toccante preghiera dell'alpino recitata dalle nostre penne nere sotto la sferza del vento gelido di Novo Postolajovka, dove si svolse una delle più dure battaglie fra le divisioni italiane e l'armata rossa. Signori a posto, signori atti! Preghiera dell'alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balsa delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, che ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini, vivi ed in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi, così sia. Riposo! Un momento di grande emozione che non ha bisogno di ulteriori commenti. Invece parliamo delle case di riposo di Bassano, quindi il sociale che dovrebbe essere ai primi posti dell'interesse della giunta comunale. Invece i sindacati ora fanno nuovamente balenare lo stato di agitazione, c'è lo spettro delle esternalizzazioni e naturalmente del decadimento dei servizi per gli ospiti. Anno nuovo e nuovo CDA per le case di riposo di Bassano, ma fra sindacati e direzione è tregua armata. È ripartito lo stato di agitazione fra i lavoratori che hanno rinunciato a parte delle ferie per poter garantire l'attività delle strutture e la qualità del servizio per gli anziani. Il punto dolente resta sempre quello delle esternalizzazioni. C'è ancora il punto delle esternalizzazioni, dobbiamo tenere la guardia ai riflettori accesi perché le esternalizzazioni cominciate con il precedente CDA potrebbero essere definite adesso in questo periodo, per cui la nostra volontà è quella di non concedere ulteriori esternalizzazioni, perché ricordiamo se si passa continuamente a fare esternalizzazioni non la casa di riposo Isaac di Bassano del Grappa potrebbe essere in pericolo poi di non essere più una casa di riposo pubblica. Il ricorso a cooperative esterne è ormai indispensabile per garantire molti dei servizi, ma su questo punto lavoratori e sindacati non sono disposti a cedere di un millimetro. Stiamo dando nuovamente tempo al CDA e alla direttrice per riuscire a capire se riusciamo a dare respiro sia agli anziani e quindi garantire l'assistenza, ma anche ai lavoratori. I lavoratori hanno già rinunciato alle ferie da 3 mesi per riuscire a mantenere pubblico il sistema. Per l'indizione dei concorsi ci vorrà il tempo tecnico, non ha trovato ancora il sistema per garantire il lato economico per l'assunzione dei lavoratori. Lo sforzo più intenso è sostenuto ancora una volta dai lavoratori. I lavoratori per poter esperire il concorso di fatto stanno rinunciando alle proprie ferie da diversi mesi e non potendo perdurare questa situazione ancora a lungo, abbiamo deciso come sindacati di dare spazio momentaneamente ad un'esternalizzazione con degli accordi chiari però al massimo entro il 31-12, quindi entro l'anno. La roadmap del 2020 sembra quindi tracciata, ma sul piatto restano molti temi.
È pronto il piano per mettere in sicurezza una bomba della seconda guerra mondiale, ritrovata la settimana scorsa a Marghera, una delle tante cadute naturalmente nell'area industriale. Per circa 4 ore Venezia rimarrà isolata, è prevista l'evacuazione per 3.000 persone. È un'autentica mobilitazione generale quella che si annuncia per domenica 2 febbraio tra Venezia e Mestre. Al centro delle operazioni ci sarà la bomba d'aereo ritrovata una settimana fa da alcuni operai impegnati in un cantiere in via Ferraris a Marghera. Poco più di 220 kg, di cui 129 di tritolo, rimasti sepolti per quasi 80 anni, risalenti ai bombardamenti subiti da Porto Marghera durante la Seconda Guerra Mondiale. Il piano di intervento predisposto dagli artificieri dell'esercito dell'ottavo reggimento guastatori paracadutisti Folgore di Legnago inizierà alle 6 del mattino con un'evacuazione che interesserà un raggio di 1,860 km della zona circostante. Abbastanza per arrivare in viale San Marco, in via Forte Marghera, un'operazione che coinvolge circa 3.000 persone. A qualche centinaio di metri da dove è stata ritrovata la bomba si trova anche il Ponte della Libertà, per cui niente treni o auto, chiuso al traffico anche l'aeroporto Marco Polo, fermi alcuni stabilimenti con impianto a ciclo continuo di Marghera e le banchine del porto. A pochi passi dall'Ordigno c'è peraltro anche la Fincantieri. L'intervento durerà al massimo 4 ore. Alle 7:30 entreranno in scena gli artificieri. Tolta la spoletta, l'Ordigno passerà alle cure della Marina Militare, che lo condurrà in mare uscendo dalla laguna attraverso la bocca di porto di Malamocco. Sarà proprio in mare aperto, a circa 5 metri di profondità, che un artificiere sub farà brillare la bomba con una carica. Il 25 gennaio si entra nell'anno del topo, naturalmente dello zodiaco cinese. I festeggiamenti sono in tutto il Veneto. Padova è probabilmente la città con il maggior numero di cinesi. Sono due delle 12 musiciste cinesi che venerdì sera all'Auditorium Pollini apriranno la 3 giorni di festa del Capodanno cinese a Padova. Membri della Chinese Orchestra con la pipa e il flauto di bambù hanno proposto un saggio di quello che sarà un viaggio nella musica tradizionale che ha le sue radici nella città di Canton, oggi Guangzhou. 25 milioni di abitanti, un forte legame con l'Università di Padova attraverso l'Istituto Confucio con sede anche in città. Per il 5º anno Padova vive questo momento di festa in un 2020, inizio di un nuovo ciclo. Il 25 gennaio, Capodanno lunare, si entra nell'anno del topo. Quest'anno si ricorre appunto l'anno del topo. Il topo è il primo dei 12 segni dello zodiaco, il primo dei 12 animali. È un anno quindi molto importante, l'anno del risveglio, è l'animale che si appunto alla chiamata è il primo che ha risposto. È l'anno dei diligenti. È diciamo dei più in gamba. È l'anno dello scambio culturale, turistico Italia-Cina questo 2020 e la città crede in questa possibilità. La presenza cinese in città, lo stiamo vedendo, continua ad aumentare e per noi è importantissimo che la città divenga attrattiva per un pubblico che ha una disponibilità di spesa importante, che però richiede dei servizi molto dedicati e di altissimo livello. Il Capodanno cinese farà tappa anche all'aeroporto Marco Polo, Pordenone e Ferrara. In città il clou è atteso per domenica pomeriggio, quando la beneaugurante danza del Drago e dei Leoni si snoderà dal listone a Prato della Valle. Grazie per averci seguito e una buona serata.